C'era forse la sensazione che questo potesse essere magari un po' spartiacque, se guardare avanti o se guardare ancora dietro? No, io personalmente guardo sempre dietro. Il nostro obiettivo, la nostra salvezza rimane quella, poi prima la conquistiamo, dopo possiamo guardare avanti. Scusa, dicevi, si poteva evitare questo tempo, sì. Il portiere è partito tardi. Sì, no, non è che è partito tardi, ha letto male, era messo posizionato male. Avete fatto un po' più tempo, poi avete concesso qualcosa nel primo quarto d'ora, allora ci poteva anche stare, poi ancora un finale positivo, anche la condizione quindi c'è. Sì, sì, no, la condizione, io ripeto, da inizio anno secondo me stiamo molto bene, siamo in crescita. Abbiamo lasciato alle spalle qualche punto, però. Io penso che l'andata sta andando molto positivamente. Questo finale di torneo sembra che la Pino F, oltre che a dare la salvezza del banco, diventi arbitro della promozione. In seguito, Trapani e le ultime sei partite, come le vedi? Come tutte le squadre sono tutte difficili, al di là forse del Lecce, che magari è un po' la squadra un po' forte del campionato, così dicevano, però come avete visto ce la giochiamo con tutti, quindi non abbiamo paura di nessuno e speriamo di chiudere nel migliore dei modi. Ci siamo posti anche io, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.